Space. Astra vista ragazzi, sono sempre io, TheGamer800, ragazzi siamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Xenoverse 2, sempre sulla serie. Allora ragazzi, oggi andremo a fare delle nuove missioni parallele, perché ragazzi dobbiamo, per poter andare avanti con la storia, dobbiamo ragazzi prendere più medaglie e punti, che sono la nuova valuta che hanno aggiunto oltre agli zen, diciamo, per partecipare alle missioni, per comprare oggetti, qualsiasi cosa. Allora, le missioni parallele ragazzi ne dovremmo fare due, un attimo, vediamo un attimo che livello siamo. Siamo di livello 34 e ne abbiamo 13, mentre il vecchio Caio ce ne aveva chieste 15. Quindi dovremmo fare almeno, ragazzi, altre due missioni parallele. E poi vediamo oggi di non fare missioni storie, ma fare qualcos'altro. Allora, ragazzi, vediamo. Qui c'è caccia alle sfere del drago. Vediamo che altro abbiamo qui. Genio e il frutto, Freezer esce lo scoperto, rissa per le sfere del drago e roba varia. Allora, noi intanto nello scorso episodio avevamo fatto tutte queste qui ragazzi, negli scorsi episodi. Quindi ragazzi, andiamo a fare caccia alle sfere del drago, recupera 3 sfere del drago e abbiamo l'uniforme da baseball, che non mi dice niente perché non l'abbiamo mai avuto in Xenoverse ad esempio. Poi abbiamo scossa di Austin, lama rotante, e mi potrebbe interessare magari lama rotante, posare combattimento D. Quindi raga, andiamo a fare questa missione parallela e scegliamo i soliti personaggi che mi piace scegliere come miei aiutanti. Allora raga, andiamo a scegliere il mio patroller, il mio pattugliatore temporale. Poi scegliamo raga, io voglio scegliere C16, che è uno dei miei personaggi preferiti. E oggi voglio scegliere anche vediamo un po', ma è Metacooler, dai, sono i miei preferiti, diciamo. Sono tutti e due androidi in certo senso e mi piacciono tutti e due, ragazzi, ecco perché voglio usare sempre loro. Allora raga, partiamo con questa missione parallela. Allora, caccia di Space Dog, tra l'altro vediamo C16 lì in alto, ragazzi. Allora abbiamo subito Recom, ragazzi, e tutti gli altri già qui vicino. Andiamo a dare un casino di mazzate, ragazzi. Allora, andiamo a dare Recum un casino di mazzate. Intanto vedo che lo stiamo facendo a merda già, ragazzi, già da subito. Ok, perfetto ragazzi, già Recum è stato eliminato. Vedete quanto cazzo siamo diventati forti. Allora, andiamo subito di tante combo, ragazzi, perché ho capito che con le combo, facendo tante combo, si migliora tutta la partita, diciamo, il risultato della missione. Sia che sia missione storia, sia che sia missione parallela. Allora, vediamo un attimo, c'è ancora qualche nemico lì, Goldo. Vabbè, Goldo, raga, lasciamo perdere. Non vale un cazzo come nemico, dai. Se già i più forti della squadra genio non possono niente contro di noi, figuriamoci Goldo. È invece scappato. Vai C16. Abbiamo avuto, ragazzi, un equipaggiamento. Oh, tra l'altro bellissima questa armatura, raga, mi sta piacendo un sacco. Allora, ste sfere del drago le dobbiamo trovare. Eccole qua, già due sono qui vicine, raga. Quindi le prendiamo, di solito sono o in fondo al mare o sulle rocce, sulla terraferma. Vediamo, in questo caso si trova giù. Dimmi che non mi sto sbagliando. No, si trova sulla terraferma, ecco qua. Ok raga, e l'altra si trova qua vicino lo stesso. Eccola qui l'altra. Eccola qui l'altra. E andiamo ragazzi alla macchina a lasciarla. Ok, dobbiamo trovarne solo un'altra. E l'altra credo di sapere dove sta, perché più o meno questa è la mappa di Namek, raga, e non possono che stare appunto di qua. Allora andiamo, dobbiamo farci tutto il giro. Ok, qui ragazzi sono da queste parti. Eccola. Di qua. E dimmi che ci siamo. Dove sta? Dove l'hanno messa? Più incastrata qui dietro addirittura. Presa raga. E ci andiamo subito in macchinetta. Tra l'altro spero non finisca il vigore, che il vigore, che l'aura, cioè nel senso l'aura, come la vogliamo chiamare, che consuma mentre vola, lo consuma però questa volta in vigore. Ok, ho trovato una sfera del drago. Che succede? Attenzione. Ok raga, abbiamo il resto della squadra più Vegeta, che non c'entra nulla. Allora raga, io direi di sconfiggere. Oddio, Vegeta mi ha subito. Andiamo subito a colpire Vegeta. Ma che cazzo sta succedendo? Andiamo subito a Vegeta.
Vediamo, ma che cazzo, io con che cazzo sto combattendo, si può capire? Qualcuno sta facendo la supernova ed è Metal Cooler. Andiamo subito contro Vegeta, raga. Oddio, lasciami, genio, non si sta capendo più niente. Allora, andiamo subito, genio, facciamo il nostro subito super attacco dell'esplosione, raga. Guardate quanto cazzo di danno che fa. E cazzo, genio, te la meriti tutto con l'esplosione in culo. Eh sì, raga, quando bisogna essere violenti, bisogna essere violenti. Adesso basta. Adesso basta. Oh. No, non l'abbiamo preso. È troppo corto il raggio della mia arma. Diciamo, della mia arma, della mia mossa, diciamo così. Abbiamo Vegeta, che lo voglio sconfiggere io, anche se lo sta già sconfiggendo Metal Cooler per bene. No, dove cazzo l'hai fatta la mossa? Sconfiggerò io Vegeta. Perfetto, raga, l'ho sconfitto io. Rimane solo a C16. Guardate quanto cazzo è alto, ragazzi. Guardate, mettiamoci vicini. Mamma mia, maga. Raga, siamo molto simili. Il colore è molto simile. Vedete come cazzo siamo simili. Ok, raga, allora vediamo un attimo. Qui abbiamo altre 4 sfere da prendere. Quindi, raga, le prendiamo. Ecco qua l'altra. Perfetto. Ok, raga, cerchiamo di farla per bene, di non metterci neanche tanto tempo. Ok, allora prendiamo 2 alla volta, ne possiamo prendere, quindi ne prendiamo 2 questa volta e 2 dopo. Ecco qua, tra l'altro, eccola qua, l'altra. Ok, raga, e l'altra, vediamo, eccola qui. E non la possiamo prendere, ovviamente, aspettiamo. Ecco qua. Ci deve essere qualche altra attenzione? No, stranamente. Allora, la sfera, eccola qua, l'altra. Ok. E l'altra sembra essere un po' più lontana. Vediamo che succede adesso. No, ne abbiamo messe 6, non è successo niente ancora, raga, misteriosamente. Pensavo arrivasse tipo qualcun altro. Ok. E abbiamo preso la 7ª, quindi abbiamo preso tutte. Vediamo che succede adesso. Se c'è qualche altra attenzione oppure no. No, conclusione suprema, ragazzi, siamo andati benissimo, credo, spero. Vediamo, abbiamo avuto S, quindi va benissimo. Ci hanno dato un uniforme da baseball, le scarpe e i pantaloni, super frammento rigenerante. Ok, ragazzi, abbiamo avuto anche abilità di schivata, lama rotante e una medaglia punti. Benissimo, direi, perché siamo arrivati a 14, quindi ragazzi, io direi che in questo episodio ci facciamo un'altra missione parallela, perché non voglio farvi durare troppo l'episodio, almeno così lo seguite almeno tutto, perché vorrei che lo vedeste fino alla fine. Mi dispiace anche a me, ragazzi, quando sono troppo lunghi gli episodi e ecco perché voglio farli più corti. Allora, intanto, ragazzi, vediamo se sta qualche punto attributo da mettere, non ricordo, no. Ok, quindi siamo a 14, ragazzi, quindi molto probabilmente nel prossimo episodio andremo a fare la nuova missione storia. Allora, sconfiggi l'esercito di Freezer. Qua abbiamo caccia delle sfere del drago, l'abbiamo fatta. E sconfiggi tutti i sottoposti di Freezer. Qui cosa ci danno? Tutte da ninja. Qua era tutta uniforme da baseball. E qui tutte da ninja. Combo speciale squadra genio. Ma queste mosse, ragazzi, sinceramente non me ne frega nulla di quelle della squadra genio. Voglio quelle dei cyborg, delle androidi. E quelle di Freezer anche. Allora, raga, facciamo questa qui. Sconfiggi questi tizi qui che sono i sottoposti di Freezer, quelli che fanno schifo. Oh, Goku, abbiamo già alcune vestite, raga, tra l'altro questo qui, questo, del Super Saiyan, mancano giusto qualcuno. Ok, vabbè, fa nulla. Vediamo Vegeta invece. Insomma, Vegeta, siamo arrivati già qui. E vabbè, raga, allora io direi di prendere sempre il nostro personaggio. Poi vorrei prendere, vediamo un po', Broly super cattivo, che mi piace tantissimo. E magari Super Boo, sono anche, non scelgo proprio sempre gli stessi, ma ogni tanto voglio variare. Visto che anche Broly super cattivo non c'era, ed è tipo un time breaker quello lì, e mi piace inserirlo mentre mi aiuta, visto che è un colosso, ragazzi, gigantesco. Ok, sconfiggi l'esercito di Freezer, sconfiggi tutti i sottoposti di Freezer. Oh, allora, abbiamo, quanti dobbiamo sconfiggere, ragazzi? 15, qui mi dice che ne dobbiamo sconfiggere 15, credo sia una passeggiata davvero. Vedete quante cazzo di combo, ragazzi, che li facciamo a sto maledetto di Nabana. Nabana, Nabanana, come piace dire a me a volte. No e no. Ok, intanto i miei amici mi aiutano a sconfiggere gli altri. Ok, dai, dai, andiamo. Qui non si tratta di sfere del drago, ma solo di uccidere questi tizi qui. Tutti questi sottoposti che non servono a un cazzo. Ok, già ne abbiamo sconfitti 2 e dice già nuovo nemico. E arrivano i 2 Apule. Apule in colore originale e Apule in un altro colore. Ok, va benissimo. Tra l'altro questi personaggi non sono ancora apparsi, raga, nel roster.
Questi sono personaggi di minore importanza. Andiamo con questa super esplosione. Mamma mia, raga, li abbiamo spazzati via. Sono personaggi di minore importanza, ovviamente, raga. Però strano che non sono ancora apparsi. Vabbè, una cosa un po' curiosa che non sono ancora apparsi, perché dovrebbero apparire subito. Forse io ho in mente, raga, un'idea, perché sicuramente se non facciamo le missioni parallele dove c'è anche la risurrezione di Freezer, dove c'è Freezer dorato, come quella di Xenoverse 1, non potremo sbloccare questi tizi qui, perché questi qui risorgeranno insieme a Freezer. Cioè, non che risorgeranno, si farà Freezer un nuovo esercito, come abbiamo visto anche nella risurrezione del Freezer nel film e anche in Dragon Ball Super. Quindi questi qui appariranno di nuovo, ecco perché non li sblocchiamo ancora. Ok, ancora nuovo nemico, siamo a 5 su 15. Ok, raga, vediamo di... Ecco, ok, qui andiamo con tante combo, voglio andare subito con tante combo, raga. Anche se più o meno sono sempre le stesse, raga. Andiamo con super esplosione, così colpiamo anche qualcun altro. Non credo che possa morire qualcuno con questa super esplosione. Però devo dire, raga, che è molto molto efficace come mossa. Ok, un altro è morto, un altro è morto, e siamo a 7 su 15. Andiamo ad aiutare Broly, anche se non credo abbia bisogno di aiuto, boh, non lo so. Ok, spaziamolo via con queste mosse, raga, di Nappa, e mosse che a me piacciono. Se no non le avrei messe sul mio personaggio, se non mi fossero piaciute. Oggi ce n'è un altro qua dietro, questo maledetto, mi stava colpendo. Come osi? Come osi colpirmi, maledetto? Ok. Che poi hanno tutti i nomi strani, sti soldati di Freezer, Orlen, Nabana, Apule, cioè, nomi incredibili, raga, che non mi trasmettono nulla, sinceramente. Ok. Ok, distrutto con la mossa di Nappa, siamo a 10 su 15, raga, incredibile. Ok, Majin Buu intanto se la sta vedendo da solo a prenderlo ammazzate. Ok, va benissimo. Ok, raga, continuiamo a dargli ammazzate incredibili. Ok, cannone Galick devastante. L'abbiamo preso giusto per poco, maledetto, a lui. Ok, questi sono soldati semplicissimi di Freezer. Siamo a 11 su 15. E stranamente, ragazzi, si apre questa zona qui. Sicuramente dobbiamo andarci, quindi andiamoci qui. Molto molto strano che sia aperto questo coso verso la navicella di Freezer, praticamente. Ok, ci entriamo. E chi dobbiamo sconfiggere qui dentro? Boh, raga, non lo so. Spero che non ci sia chissà quale nemico. Siamo sempre nella saga di Freezer, quindi missioni parallele dedicate alla saga di Freezer e ai sottoposti, quindi non credo dovremmo trovare persone incredibili. Oddio, Zarbon lo voglio sconfiggere. Ok, già si vede, raga, che ha la vita molto molto più alta rispetto ai sottoposti molto più freeze. Andiamo con questa esplosione, raga. Sì, dai, che ha funzionato, anche se per poco. Ok, raga, ma quanto cazzo mi diverto a giocare a sto gioco. Voi non so se lo capite. Ecco perché la serie di sto gioco la voglio portare tantissimo. Ok, va benissimo. Può anche scocciare e portare sempre lo stesso gioco, raga, però a me piace. Ok, ci abbiamo anche il figlio d'Oria. Stiamo facendo delle combo incredibili. Per finire io farei questo attacco qui. Benissimo, sconfitto anche Dolore. Non dobbiamo aver paura di nessuno. E ci abbiamo anche questo Robert, ragazzi. E io sospetto che verrà anche il Freezer qui. Non so perché, raga, perché vedranno tutti sottoposti, tutti quanti. Conclusione, attenzione. Attenzione, raga, perché le mie previsioni non si sbagliano quasi mai. Ok, vediamo che cosa c'è in questa cazzo di nave. Allora, niente. C'è solo qualcosa qui da prendere. Ok, ma raccogliamo giusto questo materiale, che poco. Ok, raga, vediamo da dove dobbiamo andare. Di qua ci dice, dobbiamo uscire fuori. Ok, Namek, torniamo su Namek, raga, quindi usciamo dalla navicella e vediamo chi altro c'è. Voi cercate di, magari, di seguire le missioni parallele, così da capire quali movimenti fare per far uscire tipo un nuovo nemico, così, in questa tipo nuovo nemico e roba varia. Chi arriva? Di nuovo, squadra Genio. No, hanno preso il corpo di Goku, quindi raga, dobbiamo sconfiggere ancora loro tre, eh? Qua anche noi siamo in tre, quindi 3 contro 3, raga. Ok. Andiamo subito contro il Capitano Genio, raga. Ok, andiamo subito noi a sconfiggere questo maledetto genio che scambia sempre corpo. Maledetto a lui. Ok, raga. Ok, dai, andiamo. Andiamo con questo attacco qui. Andiamo magari con questo. Che raga, ce l'ho ancora questo, non l'ho ancora tolto. Però, maledetta lui, si è parato. E quindi non abbiamo fatto un cazzo di niente di danno
Ok. Chissà chi altro arriverà dopo, raga. Dopo tutto questo frambusto che stiamo creando. Maledetto a lui, raga. Volevo fare un bel garlic gun da vicino. Eh no, maledetto a te. Che ti sposti sempre. Ok, bellissima, bellissima sta cosa. Adesso ti faccio una super esplosione. Così te ne vai veramente a fanculo. Invece no, perché sembra che la vita sia molto alta a lui. Vabbè, sta cosa, questa è la mossa più che altro di Goku. Non è di genio, diciamo. Ok, che nel corpo di Goku, ma solo Goku. Hai ricevuto abilità, raga, quindi stiamo andando bene a quanto pare. Ok. Ok, questo attacco ha funzionato. Conclusione suprema, ragazzi. Quindi abbiamo eliminato tutto e abbiamo avuto anche l'abilità. Quindi benissimo. Ovviamente bisogna farla più e più volte, raga, le missioni, per avere tutte veramente le mosse. Ok, grado Z, attenzione, ragazzi, siamo andati bene. Tutte da ninja, ne abbiamo avute addirittura due. E abbiamo avuto due, raga, due abilità. Attacco speciale, posa da combattimento B, attacco speciale, combo speciale, squadra genio. Quindi una medaglia a punti, raga. E quindi questo significa che questo episodio lo concludiamo qui con due missioni parallele, semplicissimo. E nel prossimo episodio, ragazzi, iniziamo con la storia, l'evento storia. Perché, ragazzi, voglio andare avanti con gli eventi storia, perché non voglio rimanere troppo indietro comunque su YouTube. So che tutti la stanno portando sta serie e non voglio rimanere l'unico indietro, diciamo, rimanere indietro. Ok, allora, raga, vediamo un attimo migliori attributi. No, allora facciamo una cosa, ragazzi, andiamo un attimo al covo del tempo per vedere se effettivamente con queste 15 medaglie punti possiamo effettivamente sbloccare la nuova missione storia, appunto. Ecco, tutto qui. Allora andiamo dal vecchio Caio e vediamo cosa ci dice, se effettivamente nel prossimo episodio possiamo fare la missione parallela, cioè missione storia, o no. Allora, il vecchio Caio è lì che ci aspetta. Intanto Trunks non c'è. Ok, vecchio Caio, vediamo che ci dice. Allora, parla. Hai ottenuto tutte le medaglie punti che ti avevo chiesto. Ok, benissimo, ragazzi, quindi meglio così. Ottimo lavoro. Oh oh oh, potrei usarle per prendere quel libro che avevo adocchiato. Quello con le... sei un birbantello, te lo dico. Ho capito cosa volevi dire, vabbè. Smettere di guardarmi così. Posso spendere queste medaglie come mi pare e piace. Ok, ok, te le ridarò. Ma ricorda che stai privando un vecchio del suo divertimento. Contiamo tutti su di te. Va bene, puoi avere anche questo oggetto. Fa parte della mia scorta speciale, quindi non sprecarlo. Dovrò ricominciare a risparmiare. Medaglie punti ricevute 3. Quindi ce ne ha date anche lui 3, raga. Cioè, oltre a quelle che avevamo, ne abbiamo 3, credo. Vediamo se... No, quindi ne abbiamo 18 invece di 15. 18 ce ne ha date lui delle altre. Vediamo un attimo, raga. Ok, va benissimo. Siamo di livello 34 e voglio andare a fare nel prossimo episodio la missione. Quindi, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete, ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!